Monfalone, qui al Festival di Spello riceve il premio all'eccellenza. Lei ha ricevuto tantissimi altri premi. Quanto è importante per un attore avere questi riconoscimenti? Beh, questo premio è particolare perché ho visto ieri tanti ragazzi premiati e questo significa che è un premio che ha una sensibilità per aiutare le nuove leve e i nuovi artisti a farsi conoscere. Io, sentendomi una persona che non ama stare molto sotto i riflettori, al di fuori del set e del palcoscenico, apprezzo questa sensibilità che si ha per i contenuti e non magari per quello che già splende di luce propria, che fa parte dello star system. Ecco, io non sono sicuramente questo. E quanto sono importanti? Sono importanti perché ti danno la visibilità per poter continuare questo lavoro e avere altre opportunità, altri ruoli. Perché la cosa poi più bella per noi tutti è l'incontro con i personaggi, i personaggi che danno senso alla nostra vita. In particolare questo personaggio, Bettina, del Silenzio Grande, è stato un incontro felicissimo. Io era il film che ho fatto dopo Il vizio della speranza di De Angelis. E mentre lì c'era questa Zimarì spregevole, disgustosa, mi sono invece avvicinata a un personaggio che è tutt'altro ed è più facile in qualche modo, perché sapere di avere una bontà, una generosità, ti dà più semplicità nel rapportarti perché noi tutti pensiamo di essere buoni, di essere bravi, quindi quando dobbiamo interpretare un personaggio cinico, insomma, di quelli che la gente detesta, facciamo una fatica e dobbiamo anche farli in modo tecnico, mentre qualcuno che ha una sincerità di sentimenti, una devozione verso la famiglia nella quale lavora da sempre, è più semplice e più bello. Questi maestri che ho avuto la fortuna di incontrare, sì, certo, ognuno mi ha lasciato qualcosa. Per esempio Monicelli era una persona adorabile, dura, cinica, come si dice, però insomma, tutti noi lo abbiamo sempre amato, partecipava al nostro lavoro dietro la macchina da presa, non lo guardavi ma avevi la sensazione che stesse sorridendo a quello che facevi, quindi c'era questo supporto suo. E in particolare io ho fatto tre film con lui: Il Marchese del Grillo, Parenti Serpenti e Panni Sporchi. Parenti Serpenti è stata una festa, che lo diciamo a fare, si muoveva tutta la casa con persone che stavano in primo piano, con persone che stavano sul fondo, non avevi proprio la sensazione di girare un film, avevi la sensazione di vivere in un appartamento con la tua famiglia. Poi c'era un tanto casino perché tutti parlavano e lui non faceva altro che gridare zitti, zitte, zitto, declinava questa parola. C'era Haber che soprattutto era instancabile, non smetteva mai di parlare, di disturbare. E insomma, è stata una lavorazione molto, molto divertente e piacevole. Ci sono dei registi, degli autori che la incuriosiscono, magari anche giovani? Sì, tantissimi. Il primo di tutti è Garrone.
Però devo dire che Alessandro Gassman, il rapporto nel film che Il silenzio grande è stato talmente perfetto che vorrei continuare con lui, se fosse possibile, se me lo chiederà ci sarò sicuramente. Magari anche a teatro, perché lui è anche regista. Anche a teatro, perché no, certo. Ora c'è un'idea di Andò, appunto, di far scrivere per me una commedia a Maurizio De Giovanni. E adesso è troppo presto per dire sì, si farà, non si farà, il regista chi sarà, però questo io penso sempre ad Alessandro come possibilità di collaborazione per il futuro.